Livigno, si sa, presenta panorami spettacolari che è possibile ammirare in maniera speciale volando con il parapendio. Volare al di sopra delle cime innevate? È possibile, basta armarsi di 15 minuti di coraggio e di un ottimo pilota di parapendio. Il decollo è probabilmente il momento più delicato. È necessario fare una piccola corsa, se si è a piedi, o una sciata di circa 10 metri per prendere velocità. Una volta in aria, il passeggero imbracato è seduto, con un dislivello di volo di 1200 metri. Durata del volo varia un po' dai 12 ai 15, anche di più, ai 15 minuti anche di più, perché dipende un po' dall'aerologia della giornata, dalla corrente che troviamo e tutto, e anche dalla voglia che ha il passeggero di stare in aria, perché il primo volo solitamente si cerca di fare un volo di 15 minuti, 10, dai 10 ai 15 minuti, perché dopo potrebbe subentrare un po' di nausea. Possono volare tutti, dai bambini, dai 5 anni fino anche a 80 anni, basta che stiano bene a 3000 metri. Il decollo è a quota più o meno 3000 e l'atterraggio a 1800, dunque sono 1200 metri di dislivello di volo che con un panorama unico come abbiamo qua a Livigno. Ci sono particolari precauzioni da prendere prima del volo? Ma precauzioni da prendere prima del volo? No, soprattutto perché qua, contrariamente all'estate, abbiamo la neve al decollo, che anche se uno inciampa o scivola o cade sia in decollo che in atterraggio, non succede niente, diciamo, attutisce molto. Quali sono le condizioni ottimali per il volo? Allora, ottimali basta che ci sia bel tempo e poco vento. L'ideale è quando c'è anche attività termica per il volo. Per il biposto io penso che basta che non ci sia vento e che ci sia una bella giornata, perché l'attività termica ad alcuni passeggeri piace, ad altri no, perché si balla un po'. I rischi del volo in parapendio non sono alti, come si potrebbe erroneamente immaginare, e sembrano in gran parte essere legati alla competenza del pilota, a cui è affidata la valutazione delle condizioni idonee o meno al volo, oltre a specifici controlli. Oggi, a differenza del passato, i sistemi di sicurezza sono di alto livello, dal paracadute di emergenza obbligatorio all'airbag per il passeggero in caso di atterraggio errato. La mia idea dopo 30 anni di parapendio è che se quando succede qualcosa col parapendio è sempre colpa del pilota. Perché il pilota in quel momento, soprattutto se parliamo di volo tandem, se c'è il minima possibilità che succeda qualcosa non deve volare. E questo c'è, non esiste il vuoto d'aria, la gente è convinta che esista. Se la condizione è troppo forte, c'è troppo vento, non devi volare. Controlliamo varie stazioni meteo, la differenza di pressione tra il nord e il sud delle Alpi, tante cose. I controlli invece dell'attrezzatura vanno fatti sistematicamente perché comunque ci sono attaccati. È un po' come sott'acqua, l'aria non è il nostro ambiente e dobbiamo fare attenzione. Sott'acqua tu controlli le bombole, qua devi controllare tutta l'attrezzatura che sia a posto. Tutto, soprattutto volando in inverno, perché l'escursione forte di temperatura può creare dei problemi alla vela e gli sciatori, se passano vicino, c'è il rischio che possano fare dei danni Da all'attrezzatura. quanto tempo sei pilota? È dall'88. All'inizio era veramente da panico, adesso ci sono sistemi di sicurezza, abbiamo un paracadute d'emergenza che è obbligatorio, l'airbag per il passeggero se sbaglia atterraggio. Adesso diciamo che lo standard di sicurezza è alto. Molto alto. In volo il senso della vertigine è raro per il passeggero, assicura il pilota Fabio Conti, che al massimo può provare un leggero fastidio per l'altezza e sarebbe da aggiungere un'eventuale dose più o meno elevata di paura. La vertigine non c'è, diciamo, perché non è una sensazione che si prova a volare la vertigine. Può venire un po' di fastidio per l'altezza. Come si è evoluta questa disciplina negli anni? Il parapendio si è evoluto molto, provando con vari collaudatori, provare le vele. Hanno guadagnato tantissimo, sì, in prestazioni, ma anche in sicurezza, molto in sicurezza. Diciamo che in alta montagna bisogna stare un po' attenti, perché comunque i venti cambiano, ci sono correnti più forti che in altri posti, però adesso con la dovuta attenzione si vola abbastanza tranquilli. L'evoluzione del biposto è andata solamente verso la sicurezza, sia passiva sia attiva, cioè nel senso sia se tu hai un problema alla partenza o all'atterraggio, ossia se hai un problema in volo di turbolenza o di qualsiasi cosa. Si viene giù sempre bene. La bellezza, secondo me, di questo sport è che con una vela, uno zaino, riesci a fare chilometri e chilometri, riesci a fare voli di 150, 200 km a volte. Sogno di Leonardo, praticamente, no?
Quanti turisti ogni anno vengono a volare? Abbiamo molte richieste, il problema è sempre le previsioni del tempo e la meteorologia dell'anno. Comunque di media dai 200 ai 300 all'anno, con diciamo una sessantina di giornate volabili, più o meno. Dunque bisogna cercare di sfruttare bene quelle giornate volabili, perché noi qui voliamo veramente solo con il 100% di sicurezza, dunque se c'è un po' di vento annulliamo. Più italiani o stranieri? Quasi tutti stranieri, ma la clientela di Livigno è molto, abbiamo tantissimi polacchi, belgi, svedesi, norvegesi, finlandesi, molto nord Europa e tanti polacchi soprattutto. Da qualche anno ho incominciato a volare, sono stato subito rapito da questo mondo magico e mi piace molto l'idea del parapendio, sia per scendere da una montagna quando arrivi in cima, sia per poter spostarsi e fare tanti chilometri. Quindi credo che sia un'attività che si sposa bene insieme all'attività di guida alpina. Ho cominciato a fare parapendio da poco e no, però è troppo bello. Da quanto? Quasi un anno. Cosa ti ha spinto a iniziare questa attività? Mi è sempre piaciuta, abito in un posto in Umbria dove è stato sempre bello e quindi ho preso la palla al balzo. Cosa si prova a stare lassù? Libertà. Libertà. Libertà in primis, come sicuramente essere in aria è qualcosa di magico, è come entrare in un'altra dimensione. Noi non siamo fatti per volare e riuscire a essere in aria è qualcosa veramente di unico e magico che consiglio di provare a tutti. Libertà e magia. Quali sono i panorami che è possibile ammirare facendo un volo con il parapendio? Allora, si ammirano tutti i panorami, cioè dovunque c'è aria e ci sono le condizioni per farlo, si può volare. Qui a Livigno qual è il tuo preferito? Qua a Livigno il preferito è il Motte, il tabellone. Quindi si parte la mattina presto, soprattutto in estate, alle prime luci dell'alba, e si decolla quando il sole sta per sorgere. Là sotto c'è il lago, quindi un panorama mozzafiato. Siamo all'arrivo di Carosello 3000 e ci stiamo dirigendo adesso verso il punto Aquila, che è il punto di lancio per i parapendisti. Lo facciamo attraverso chiaramente la motoslitta. Allora, tu adesso, questa è l'imbragatura, tu non devi toccare assolutamente niente. Una volta in volo tu sarai seduta. Adesso ti spiego la partenza. Visto che non hai gli sci, alla partenza io sono dietro a te, ti dirò andiamo e tu inizi a correre. Io ti dirò corri, 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 e nel momento che ti dico su, tu butterai su le gambe. Buttando su le gambe siamo in volo. Una volta in volo ti siedi.